La decisione di Meghan Markle e del principe Harry di parlare della vita all'interno della famiglia reale ha fatto sì che la regina sbattesse la testa contro un muro, ha affermato un commentatore reale in un documentario. Il duca e la duchessa del Sussex notoriamente hanno abbandonato i loro doveri reali l'anno scorso quando hanno annunciato che avrebbero lasciato lo studio e si sarebbero ritagliati nuovi ruoli negli Stati Uniti. Durante il loro periodo come reali di lavoro, Harry, 36 anni, e Meghan, 40 hanno entrambi parlato dell'impatto che le sere sotto gli occhi del pubblico ha avuto sulla loro salute mentale. Punto. I Sussex hanno criticato i media in diverse occasioni, anche pochi mesi dopo che la loro relazione è diventata pubblica per la prima volta. Più di recente, Harry ha inviato onde d'urto a Buckingham Palace rivelando il mese scorso che pubblicherà un libro di memorie l'anno prossimo, esponendo potenzialmente ulteriori dettagli sulla vita nella famiglia reale. I commenti pubblici della coppia, che rompono con la politica mai lamentarsi, mai spiegare dei reali, hanno probabilmente fatto infuriare la nonna di Harry, la regina, secondo Dylan Howard, giornalista e commentatore reale. Il coautore di Royals at War, The Untold Story of Harry e Meghan Shocking Split with the House of Windsor, ha parlato al documentario del 2021 Secrets of the Royal The vs de monarchi dell'impatto che questo ha tutto avuto sul monarca di 95 anni. Ha detto: "Nel corso del tempo ciò si è trasformato in una posizione, una posizione contro quelle che erano percepite come norme reali, non parlare, non cercare pubblicità, non sfidare la stampa", e per quanto la regina abbia fatto del suo meglio per ringraziarsi Meghan. Che le piaceva nella famiglia è stato come sbattere la testa contro il muro. Secondo quanto riferito, la regina ha inizialmente dato un caloroso benvenuto a Meghan, nata negli Stati Uniti, rompendo persino con la tradizione reale invitando la duchessa a trascorrere il Natale nella tenuta di Sandringham nel Norfolk mentre era ancora fidanzata con Harry. Tali offerte sono solitamente riservate agli sposi reali e né la cognata di Meghan, Kate, né la duchessa di Cambridge, né l'ex moglie del principe Andrea, Sarah Ferguson, sono state invitate mentre non erano sposate.